e l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Pierangelo Bertoli, nato a Sassuolo il 5 novembre 1942 e scomparso a Modena il 7 ottobre 2002, a 60 anni non ancora compiuti, è stato davvero un grande cantautore. E invece le porta la morte, perché radioattiva. Un giorno mi viene a trovare in Rai Caterina Caselli, accompagnata tra l'altro dalla dirigente della sede romana della CGT. E mi portano un disco dove c'era una bellissima faccia di un uomo e un titolo, Eppure Soffia. Io, vabbè, sentiamo questa stupenda canzone, Eppure Soffia, Eppure il vento soffia ancora. Dico, guarda, stiamo per fare un concerto a Bologna che andrà in onda il 25 aprile, che si chiama Canto per la Libertà, appunto, 25 aprile, lo facciamo partecipare a questa cosa. Io vedo Caterina Caselli imperturbabile, titubante, insieme alla sua dirigente. Allora dico, ma non può il 25 aprile perché sarà occupato in altre cose? Dice, no, veramente non è occupato, potrebbe venire. E qual è il problema, scusa? Devi sapere che Pierangelo Bertoli è poliomielitico e sta in carrozzina. E dico una battuta romana, e chi se ne frega, non ce lo metti. La regalerà un centro culturale, e qui che stai venire in tutto quel, yandere se dal volto non c'è carer, e neanche morti ne disturberà. Insieme al deve il sette del bulton, a che era quasi sempre un buon piston. Ho abitato a Sassuolo Centro fino a 15 anni. Poi dopo la morte di mio padre, la provincia trovò una casa, era 50 metri quadrati, alla periferia. Era una casa con 7 gradini per entrare, no? Per cui, vabbè, a un certo punto ho imparato ad arrampicarmi sopra una finestra. La finestra era alta più o meno 2 metri, riuscivo, non ti so spiegare come, ad appendermi, no? E andavo su. Però mia madre non era molto contenta di questo, perché aveva paura che... Lei diceva, ti scivola la mano una volta, t'ammazzi, insomma, no? Allora mio nonno andò in comune a rompere i coglioni a quelli del comune, e allora vennero e mi abbassarono la finestra fino all'altezza del pavimento. Che significava che la finestra era poco più di 1,30 m, insomma, una cosa, ci arrivavo facilmente. Negli anni 40 non era per niente normale essere handicappato. Penso che mio padre, la prima carrozzina che gli regalò a suo nonno, l'anno in cui morì suo padre, cioè quando lui aveva 12 anni. Prima si spostava a mano, quindi è ovvio, anche alla scuola l'abbandonò perché se doveva andare in bagno doveva chiamare il bidello che lo prendeva e lo portava in bagno. C'è stata questa difficoltà, ma lui era molto forte fisicamente e visse comunque un'infanzia felice. Roca, Roca, dove sei tu? Roca, Roca, Roca blu. Qual è stato il suo primo disco? Quando? Nel 75, infatti si chiama Rock Blues 1975. 33 giri con i soldi di un amico, chiesto finanziamento a fondo perduto, che poi invece siamo riusciti a ridargli indietro questi soldi perché il disco è andato benissimo, e conteneva 12 canzoni. Diciamo che il pretesto per il disco era una canzone particolare che era l'inno della Sassolese. Questo signore, la squadra di calcio. Sì, questo signore era il presidente della Sassolese. Il mecenate della Sassolese e del disco. Sì. Poi questo disco, che conteneva già dei pezzi che poi sarebbero diventati dei successi a livello discografico posteriore, finì regalato a Caterina Caselli. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale,
ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. C'era un amico, si chiama Alette Corbelli, era stato per 10 anni chitarrista di Caterina Caselli, e lui mi disse: perché non vai a fare ascoltare queste cose qua che fai alla CGD, quindi a Caterina? E gli disse: io vabbè, la conoscevo Caterina quando aveva 16, 17, 18 anni, tanto che non la vedo, mi sembrerebbe andare a rompere un po' le scatole, non so come fare, allora ci penso io. Incontrai il mio ex chitarrista, di nome Alette, un nome particolarmente tipicamente emiliano, il quale mi disse: Caterina, sai, io ho, c'è questo Pierangelo Berti che secondo me è straordinario, è uno fortissimo, eccetera eccetera. Io, un po' perché mi era sempre stato simpatico, un po' perché, vabbè, di Sassuolo, e poi anche perché, insomma, avevo fiducia di questo mio ex collega, insomma, così. E gli ho detto: senti, per favore, lasciami questo disco da mia madre, che abitando a Sassuolo, insomma, era tutto molto più semplice, e poi io lo sentirò con piacere, eccetera. Caterina lo ascoltò, gli piacque e niente, poco tempo dopo io ero a Milano a firmare un contratto. In che anno? Questo era nel marzo del 76. Eppure il vento soffia ancora, strozza l'acqua alle navi sulla prova e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza la soglia e le montagne, e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. E poi stringemmo immediatamente una bella amicizia con Pierangelo, tant'è vero che lui mi chiese di scrivergli la presentazione del suo primo LP. Io gliela feci, lui fu molto contento, e poi ho fatto fare tra l'altro un concerto apposta per lui, si chiamava Bianco, Rosso e Verde, erano 3 puntate dedicate a 3 cantanti italiani, e questa puntata, un'intera puntata, fu dedicata a lui. Figure di carta che bevono nuovi pensieri e fragili miti creati dal mondo di ieri disperdono giovani forze sottratte al domani, lasciando distorte le menti e vuote le mani. Nel 76 partecipai a un piccolo concerto di Rione, della mia città natale, Reggio Emilia, e lì conobbi Angelo. Rimasi folgorata da tutto l'insieme, parole, voce, persone, eccetera. Pochi giorni dopo venne a trovarmi a casa. Io lo vidi arrivare dalla finestra sull'auto, mi precipitai giù e vidi la cosa più bella del mondo, perché era luglio. Lui aveva indossato una camicia azzurra e sopra la camicia azzurra, per essere più bello, aveva messo un maglioncino di lana alto 2 centimetri. Grondava di sudore come se fosse stato sotto la doccia, e mi innamorai perdutamente di lui. Ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora. Sono andato a trovarla a casa sua. Lui aveva questi figli piccoli, stava sempre sdraiato con questi figli e giocava con loro. E quindi sembrava un padre, come fanno i padri di solito, che si buttano per terra per essere alla stessa altezza del figlio bambino, del figlio piccolino. Vorrei vederti dentro quando ricorderai. I ricordi che ho io sono le sue enormi mani, le braccia,
e questa sensazione di abbracciare un corpo così sconfinato rispetto al mio. Ed è una sensazione che in realtà rimane anche quando sono cresciuto. Una delle cose con cui giocavamo mio padre, io e Alberto insieme, a provare a giocare a braccio di ferro con lui, in due non siamo mai riusciti neanche a muoverlo, era incredibile questa cosa. Mi sono sempre sentito molto protetto, molto accolto da mio padre. Forse se tu volessi, forse cambierei. Ci ho ripensato tante, tante volte ormai. E poi soprattutto lui si era fatto fare una carrozzina a motore con due posti. Per una questione di principio se l'era fatta finanziare dalla ASL, cioè il posto del guidatore e accanto un posto, un seggiolino per un bambino. Mi ricordo che insomma mi prendeva su con la sua facilità, perché aveva una forza disumana, e mi prendeva su e mi teneva con una mano, con l'altra faceva tutt'altro. E lui andava in giro per Sassuolo con questo bambino accanto. E ho questa percezione anche di mettergli la mano sulla barba. Devo essere stato molto piccolo, perché mi ricordo proprio la mia manina piccolina che andava sulla barba, che faceva quel rumore. Tutti guardavano questo personaggio, conosciutissimo poi tra l'altro a Sassuolo, e a un certo punto Alberto gli disse, papà, ma perché ci guardano tutti? Dice, perché siamo belli. Caro amico, la mia lettera ti giunge da lontano, dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi per campare. Ho passato la frontiera con un peso in fondo al cuore e una voglia prepotente di tornare nel paese dove sono venuto al mondo, dove lascio tante cose da cambiare. Pierangelo aveva questa peculiarità eccezionale. Lui amava scavare nell'arte, nel patrimonio proprio biografico, nella vita delle persone e quindi nelle idee, per riuscire a valorizzare quello che era la sua forza creativa e quella degli altri. Sicuramente la sua impronta su di me c'è stata. Una cosa che mi è rimasta tanto è quella di considerare questo mestiere un lavoro. Perché lui me l'ha fatto capire, andiamo a lavorare. Quando arrivavo a prenderlo, dice in dialetto, andiamo a lavorare. E quindi soprattutto la gratitudine o comunque la considerazione della gente che ci viene ad ascoltare. Respingemmo i loro attacchi con la forza popolare, ma convinti da corrotti delegati. Facemmo intrappolare da discorsi vuoti e falsi e da quelli che erano stati comprati. Eravamo in tournée lontano da casa da tanti giorni, in agosto, e quindi d'abitudine ognuno di noi si portava cose nere, magliette nere, camicie nere, pantaloni neri, scarpe nere, perché potevi utilizzarle non solo in un concerto, ma anche in due o tre o quattro. Un giorno eravamo già pronti per iniziare, mancava poco, venne da noi il manager responsabile di quella zona e ci disse, un po' maleducatamente, ci disse, andate a un funerale? Avete finito i soldi? Adesso vado a comprarvi qualche camicia colorata e poi ve la mettete. Ecco, lui lì si arrabbiò molto e ha detto, noi siamo qua per lavorare, stiamo lavorando da 7-8 giorni ininterrottamente, siamo stanchi, ma lo facciamo perché è un lavoro e dobbiamo farlo e lo facciamo sempre col sorriso. Adesso lei o tu esci, te ne vai, se ti vedo rientrare io smetto di cantare e chiedi scusa ai miei ragazzi. Correre, 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 con la mente correre verso nuove strade, che non sono strade ma sentieri duri, con davanti case che non sono case. Pierangelo è prima di tutto un poeta, qualche volta si è fatto aiutare nella parte musicale da altri compagni, ma comunque tutti i testi sono stati scritti da lui. Una chiarezza e profondità dal punto di vista dei testi, espressi in maniera molto, anche molto chiara e molto diretta,
e dal punto di vista musicale la non banalità, cioè dei pezzi che arrivavano diretti alla gente ma che non ricalcavano delle melodie già sentite. Le sue canzoni sono molto belle perché sono molto dense, avevano una capacità di sintesi fuori dal comune e una lirica, quindi una capacità poetica che si incastrava benissimo all'interno delle, anche delle rime baciate che possono sembrare banali, ma con mio padre non sono mai banali. Una sera sono andato a casa e mi sono sdraiato un attimo sul letto. E mia moglie è andata in bagno, non c'è stata moltissimo, quando è uscita dal bagno c'era la canzone. Credo che sia stata la più veloce di tutte, no? Ce ne sono state di quelle che ho tenuto lì 3-4 giorni, insomma, prima di arrivare alla conclusione. Il fuoco non risplende se non lo accendi tu. Mi sento troppo solo, io non esisto più. Quando c'entrava dentro, quando beccava il momento, sembrava, la pena sembrava che scorresse da sola, era incredibile. Come se qualcuno gli dettasse quello che stava scrivendo e lui non ci ragionasse. E tu lo vedevi che era in una, sembrava in un'altra dimensione lui. Erano momenti, e infatti c'erano anche i momenti in cui non arrivava questa cosa qui, e io mi ricordo dei pomeriggi passati su un termine, che quel termine lì non suona, non va bene, non è proprio quello lì. Ci stava tutto il pomeriggio, faceva l'elenco delle parole che potevano andargli bene, poi le depennava, cioè quando non c'è, non c'è. Quando c'è, ed era tipo a muso duro, in un quarto d'ora lui ha scritto a muso duro, senza musica. Io partecipai a qualche riunione perché Caterina Caselli aveva messo in atto la sua etichetta e produsse Angelo. E io ogni tanto andavo con lui a Milano per le riunioni che c'erano. Ebbe una discussione con, diciamo, i direttori di allora. Lo criticarono dicendogli che aveva un linguaggio obsoleto, non moderno, si avrebbe dovuto rivedere il suo modo di scrivere. Tornammo a casa e lui era molto arrabbiato. E quella notte stessa scrisse a muso duro. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Lo considerava come uno strumento di lotta. Strumento di lotta contro il pregiudizio, contro lo sfruttamento, contro le barriere architettoniche. Perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Strano da dire, ma non sono mai riuscito a considerare mio padre un portatore di handicap. Questo limite non, fisico, non voglio che sia un limite nella mia vita. Si è sempre gestito, vissuto e mosso come una persona totalmente nella norma. Io non lo vedevo handicappato mio padre, me ne accorgevo quando andavamo fuori, perché c'erano degli sguardi diversi, un po' perché era famoso, un po' perché una carrozzina a motore la noti, c'è poco da fare, cioè è fuori dall'ordinario, quindi ti giri e la guardi. Le ovvie problematiche fisiche che c'erano erano risolte dalla semplicità con cui venivano affrontate. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. La prima che ha cantato insieme a Pierangelo Bertoli è stata Fiorella Mannoia, che nella canzone Il pescatore lei fa la moglie del pescatore, un duetto straordinario che però non si è più ripetuto perché i due non si sono più incontrati. Nessuno si aspettava il successo che ha avuto in realtà, perché quel disco si intitolava Certi Momenti e il singolo che avevano scelto
per quel disco era appunto Certi Momenti. Evidentemente è successo una specie di tantam, qualcuno si è accorto di Pescatore e hanno cominciato a trasmetterla per radio e si sono accodati anche gli altri, tanto che è stato un successo inaspettato che ci è scoppiato in mano, insomma, non era previsto né da me tantomeno, ma credo neanche da Pierangelo. Pesca forza, tira Pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ho mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Le canzoni di Pierangelo sono praticamente tutte belle, ma forse quelle più significative sono Eppure Soffia, che è stata la prima, quello che l'ha fatto conoscere al pubblico, eppure A Muso Duro, dove c'è tutto il suo programma di vita, tra l'altro. E poi c'è quella finale, io ritengo, l'acme della sua carriera, è Spunta la Luna dal Monte, questa straordinaria canzone che lui compose insieme a Itazenda e che spopolò al Festival di Sanremo. Tra volti di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato. La notte dell'Epifania, tra il 6 e il 7 gennaio 1991, lui mi chiamò, mi convocò, perché era estremamente così preoccupato del fatto che gli era arrivata una canzone in dialetto sardo. Avevamo scritto un sacco di canzoni insieme e si fidava molto del mio parere. Allora mi convocò a casa sua, a Sassuolo, e cominciò a farmi sentire questa canzone e poi piano piano gli uscirono delle parole chiedendomi dei pareri e questo suo scrivere delle sensazioni non diede solo vita a una traduzione del brano, che effettivamente non è, ma nuova vita a quella canzone che diventò una canzone completamente nuova. Desamparados dei Itazenda diventò Spunta la Luna dal Monte di Pierangelo Bertoli e Itazenda. Quella canzone lì è piaciuta subito a tutti, ma nessuno sa, o in pochi, i sardi lo sanno, che in realtà è una canzone molto di protesta, molto, ed è la esemplificazione di Pierangelo Bertoli, perché è nella poetica di Angelo Bertoli la speranza è sempre il fondo comune, cioè può andare anche tutto male, eppure il vento soffia ancora. Il sonto marzo sostisam parados kirkende ricattu kirkende il meso assatente mesu assistata di mandende savida siskida prangende. In sos muntonarzos, sos disamparados, cioè negli immondezzai stanno i diseredati, gli ultimi, quelli che non hanno più niente. Però anche per loro, se a un certo punto dalla testa bassa che hanno la tirano su e guardano là dove c'è il monte, a un certo punto anche per loro spunta la luna dal monte. C'è la speranza anche per loro. Spunta la luna dal monte. Spunta la luna dal monte. La luna dal monte, spunta la luna dal monte. Se accoppi, come nel caso di Spunta la luna dal monte, una voce così particolare come quella di Andrea Parodi a quella all'ottava inferiore di Pierangelo, il pezzo era bellissimo, perché il pezzo era, allora il successo penso che sia assicurato, insomma. Cuore mio, fonte chiara e posso bere alla vita, dovunque cada l'alba sulla mia strada, senza
da catene. Parteciparono al festival ed ebbero un successo eccezionale, unico nella storia del festival di Sanremo. Lui entrò con la sua carrozzina, da solo, senza essere accompagnato da nessuno, con i Tazenda dietro. Fecero questa straordinaria esibizione, uscirono con la loro carrozzina. A quell'epoca non si poteva dire niente, nemmeno una parola. Gli applausi dovevano essere limitati perché tutte le canzoni dovevano avere lo stesso trattamento. Se non che ci fu una standing ovation, un applauso lunghissimo che non permetteva alla presentatrice, che era Device Fenech, di introdurre il cantante successivo. Sì, è molto imbarazzante parlare sugli applausi. E furono costretti a farli rientrare, a rientrare a prendere un altro applauso. C'era molto entusiasmo. Ricordo che andammo dietro alle quinte e non volevo farci tornare sul palco. Furono i poliziotti che ci spingevano, io veramente ero rimasto lì, ma i Tazenda erano ordinatamente andati dietro. Comunque, loro erano molto entusiasti, mia moglie in particolare. Arrivavamo in albergo e lei era convintissima, continuava a dire: hai vinto tu, no? E io cercavo di calmarla. Poi arrivò addirittura l'amministratore delegato della casa discografica per la quale lavoravo a cercare di calmarla, perché lui sapeva che non avrei vinto. Ci sentimmo per telefono un mese dopo e Angelo parlavamo di altro e in un inciso mi disse: perché Sanremo l'ho vinto io. Il successo di questa canzone rappresenta la debolezza che diventa forza, è la piccola speranza che si trasforma in una grande luce. Loro sono stati i vincitori morali di quel festival di Sanremo del 1991, anche se arrivarono soltanto quinti. Spero soltanto di stare tra gli uomini, che l'ignoranza non la sconterà, che smetteremo di essere complici, che cambieremo chi deciderà. Ha influito tanto nella mia vita, ero giovane, l'ho considerato un papà e un amico, un fratello. L'Italia era sotto la bandiera, vecchia di bandiera, te ne spartirino. Io credo che mio padre sia una persona che con quello che ha fatto è stato utile agli altri. Mi ha molto influenzata l'apertura mentale e l'accettare tutti. Ditemi ora se tutto è mutevole, se il criminale fu chi assassino. Ho l'interesse così prepotente che conta solo chi più sterminò. Lui era un personaggio scomodo che ha avuto delle grandi occasioni che lui ha sfruttato alla grande ed è rimasto nella memoria collettiva come uno dei grandi cantautori italiani. Tutto si perde in un suono di missili, mentre altri spari risuonano già sopra le strade viaggiate dai deboli. La nostra guerra non si spegnerà. Ho sempre pensato che non fosse di questo mondo, che fosse sceso direttamente dall'Olimpo per farci capire alcune verità.
Italia d'oro, frutto del lavoro, cinta dall'alloro, trovati una scusa tu se lo puoi. Italia nera, sotto la bandiera, vecchia vivandiera, te ne sbatti di noi, mangiati quel che vuoi, fin quando potrai. Tanto non